Allora, buonasera a tutti quanti. Noi abbiamo fatto qualche chilometro per arrivare qui a Nocera e strada facendo ci raccontavamo un po' la storia di questo centro e di questa zona, di quest'area. E quindi Ora ragazzi, nasce se ci la volete rivista, spiegare i motivi di la questo nostra presidio, cosa rivista, sta e succedendo quest'area qua. qui a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno. Qui a Nocera sta succedendo che ci sono delle lavoratrici che sono in protesta da mesi perché non percepiscono il loro stipendio, sono lavoratrici del comune, delle pulizie del comune di Nocera Inferiore che hanno 5 mesi di arretrato e stanno subendo un nuovo cambio d'appalto. E quindi noi, diciamo, come potere al popolo stiamo seguendo questa vertenza, sia da un punto di vista, diciamo, di sostegno alla vertenza sindacale, ma anche da un punto di vista politico, perché stiamo proponendo, abbiamo presentato una mozione al Consiglio Comunale di internalizzazione del servizio di pulizie. E diciamo, la cosa che a noi ci sconvolge è che non riusciamo assolutamente a parlare con l'amministrazione comunale. Sono mesi che chiediamo incontri all'amministrazione comunale e le uniche risposte che abbiamo è che l'internalizzazione dei servizi non è possibile, il servizio di pulizia non è possibile. Invece noi abbiamo dimostrato con la presentazione di questa mozione, anche dal punto di vista tecnico, l'internalizzazione è possibile perché si può effettuare un passaggio di cantiere a una società in-house del comune, che è la Nocera Multiservizi, e risolvere, diciamo, questo problema dei lavoratori e delle lavoratrici del comune che periodicamente si trovano a dover protestare per avere il loro stipendio. Quindi si può internalizzare il servizio e si può si possono stabilizzare questi lavoratori. Sì, ormai la campagna mediatica contro i lavoratori pubblici è chiaro che ha avuto per i signori diciamo, che purtroppo hanno condotto questa campagna lo sbocco nel tagliare il costo del lavoro anche nel pubblico attraverso le esternalizzazioni e questi appalti. Ormai in tutta Italia è una piaga sociale. Ci sono lavoratori e lavoratrici che vanno a fare le pulizie o i servizi di guardiania per 200-300 euro al mese. Non si può vivere con 300 euro al mese in questa vita. Non si può andare avanti una famiglia con 300 euro al mese. E per questo è la battaglia madre in questo momento. In tutta Italia, quella contro gli appalti, contro l'esternalizzazione dei servizi pubblici e anche a Nocera, nella provincia di Salerno, abbiamo degli esempi di lotte anche dure che sono state portate avanti. La classe lavoratrice viene frammentata all'interno dei singoli comparti e nonostante questo, le lavoratrici delle pulizie di Fisciano, dell'Università degli Studi di Salerno, le lavoratrici di altri comuni della provincia di Salerno sono in lotta e hanno lottato molto in questi anni, ma sono state sistematicamente represse. Non calcolate dai rettori universitari, da sindaci, diciamo, direttori sanitari di ospedali che se ne lavano sistematicamente le mani e oggi sono addirittura oggetto di vere e proprie rappresaglie e licenziamenti perché hanno lottato. Vengono chiuse in un angolo e vengono silenziate in questo modo barbaro, degno della peggiore dittatura fascista. Allora noi siamo qua oggi tutti quanti come potere al popolo e ringraziamo il supporto di tutta la nostra organizzazione per una battaglia che è fondamentale per la nostra dignità, soprattutto in un paese che ormai nel terziario ha tantissimi lavoratori e lavoratrici, non è possibile fare finta che non esista questo problema. Sono tantissime le madri, i padri di famiglia che per un servizio di pulizia o di guardiania vengono semplicemente lasciati con 300 euro al mese. 100 euro, 200 euro non è accettabile. Oggi da Nocera parte una campagna nazionale che in tutta Italia deve riuscire a costruire rivendicazioni chiare, concrete per i lavoratori e le lavoratrici contro gli appalti al ribasso, contro i contratti pirata che addirittura pagano allora meno dei contratti collettivi di categoria che non sono più accettabili per le loro politiche, mercanzie, per le loro clientele elettorali sotto elezioni. Noi non ci stiamo perché queste sono lavoratrici del comune, non sono lavoratrici di una cooperativa sconosciuta da un passato nebuloso per usare un eufemismo. Allora noi oggi ringraziamo tutti e speriamo che tutti insieme potremo portare avanti questa battaglia. Grazie. Grazie a voi. Allora, buona lotta. Ci sarà e ci sarà sempre. Il nostro impegno è da oggi, sindaco Torquato, ti teniamo il fiato sul collo. Lavoratori o non lavoratori, amministratori o non amministratori, organizzazioni sindacali o non amministrazioni sindacali. Torquato, hai passato un guaio. Hai passato un guaio, hai passato un guaio. Noi invitiamo tutti i rappresentanti,
di tutti gli altri comuni a farsi forza, non tanto della potenza organizzativa dei lavoratori, quanto del proprio futuro. Se noi lasciamo andare tutto così com'è, se noi ci abbandoniamo all'apatia delle organizzazioni sindacali, degli amministratori e dei lavoratori, abbiamo detto basta a tutto, a tutto. Controllo popolare vuol dire che per i nostri figli noi ci impegniamo affinché dei lavoratori ottengano il giusto, a prescindere dalla presenza o dalla non presenza delle organizzazioni sindacali o di tutti i lavoratori. E questo deve essere chiaro a tutti. Sul comune di Salerno, addirittura il mitologico ex sindaco della città e attuale governatore della regione Campania ha avviato una vertenza simile a quella che ci ha anticipato, potere al popolo, proponendo, ed è la cosa di poco più di un mese fa, l'assorbimento da parte di Salerno Pulita di lavoratori che lavorano attualmente come interinali presso per le cooperative che a loro volta lavorano per il comune di Salerno. L'ha proposto un ciuccio come il sindaco di Salerno, come il presidente della regione Campania che ha appena fatto chiudere 3 punti nascita, il presidente della regione Campania che non ha un occhio circa i territori, un occhio vero. Parla con Torquato perché Torquato gli può portare i voti, parla con Servalli perché Servalli gli può portare i voti, ma non parla con i giovani, non parla con i nostri figli, non parla con i nostri nipoti. Il nostro compito è quindi, e rimarrà quello, e per questo il fiato da quest'uomo non glielo toglieremo, è rimanere sul pezzo, sindacati o non sindacati, lavoratori o non lavoratori, amministratori o non amministratori. Se vogliamo cambiare questo paese, partendo anche da centri come questi che continuano a perdere popolazione, ne aveva 45.000 a fine 17, ne ha sotto i 45.000 ora a fine 18, anche Nocera perde popolazione. Noi dobbiamo esserci sempre, avere il coraggio vero di sviluppare queste iniziative, di fare proseliti su questo. Ci siano o non ci siano gli amministratori, le organizzazioni sindacali o i lavoratori. Partiamo dai giovani, continuiamo con gli anziani che ancora con un po' di sale in zucco, passiamo tra le donne e ragioniamo. Il nostro futuro sarà possibile se da questi piccoli posti, da questi piccoli comuni può partire il cambiamento. Se ciò non avviene, il nostro paese, come tutti i paesi, soprattutto del sud Italia, è destinato alla chiusura, alla morte civile, alla fuga totale di tutti i giovani, di tutte le donne e di tutte le giovani famiglie. Viva il popolo! E teniamogli il fiato sul collo a quest'uomo, se di uomo si può lottare, creare, potere popolare, lottare, creare.